Un ospite speciale qui al campo di Granarolo, qui con noi c'è Pamela Nucio, che il prossimo 25 ottobre si giocherà il titolo assoluto europeo dei pesi leggeri. Pamela, un incontro davvero importante per la tua vita, più che per la tua carriera, al Palazzaretta di Bologna. Raccontaci un po' le emozioni che stai provando e perché sei qui oggi, per attirare qualche tifosa nuova magari. Eh sì, assolutamente. Il 25 ottobre avrò modo di disputare per il titolo europeo e è una grande emozione ed è già una vittoria per me poter competere per un titolo del genere. E oggi sono qui per conquistare le ragazze del Bologna Calcio e spero di averle con me a bordo ring a fare il tifo per me. Qualcuno l'ha già conquistata, c'è Angela e Giulia qui con noi, ma quali parole ti hanno colpito, Giulia? Ma innanzitutto mi colpisce in generale la sua storia, che si è appassionata a questo sport un po' per caso, come ci raccontava, e grazie alla sua bravura è riuscita a raggiungere questi livelli, si è appassionata sempre di più ed è affascinante anche come in uno sport così individuale uno debba contare praticamente sempre solo sulle sue forze e quindi ci vuole una gran mentalità rispetto magari a noi che possiamo contare sempre sui nostri compagni di squadra, su uno staff numeroso. Quindi le faccio i complimenti per la mentalità e per la strada che ha percorso fino a qua. Angela, tu invece eri molto interessata ad alcuni attrezzi che lei utilizza durante i suoi allenamenti. Ci sono magari dei paralleli che puoi vedere tra il calcio, anche se è uno sport di squadra, e il pugilato, che è uno sport individuale? Eh sì, vedo delle similitudini perché comunque essendo degli sportivi curiamo dall'aspetto fisico all'aspetto mentale. Sono incuriosita dal suo modo di gestire la parte della palestra piuttosto che dell'alimentazione, che ci sono diverse tattiche e tecniche per arrivare preparate al peso, dato che deve rispettare dei limiti stabiliti. Quindi sì, vedo delle congruenze, perché comunque noi ogni domenica dobbiamo arrivare al massimo delle nostre prestazioni. Vedo il suo lavoro che, diciamo, lavora per 4 mesi, e gestire il proprio corpo, la propria mente, il proprio stile di vita. Poi lei, come ci ha spiegato precedentemente, lavora anche, quindi immagino non sia facile gestire tutte queste dinamiche. E anch'io mi complimento vivamente con lei e le faccio un grosso in bocca al lupo. Di fronte a te, venerdì 25 ottobre ci sarà la Pavlovic, un avversario tostissimo. Lei 27 anni, tu 32, lavori, fai l'infermiera. Quanto è difficile essere una sportiva nel mondo di oggi? Non è semplice, perché bisogna essere bravi a coniugare un po' quella che è la vita lavorativa e con l'altra vita lavorativa, che è quella sportiva. Però secondo me con determinazione e un po' di passione uno ce la fa.